Fra pensionamenti, contratti in scadenza, trasferimenti, si potrebbe arrivare a circa 300 lavoratori della sanità che potrebbero mancare all'azienda ospedaliera di Salerno. Una situazione che rischia di esplodere con interi reparti che potrebbero non avere più la forza lavoro necessaria ad assicurare le cure. A mancare sono operatori sanitari, infermieri, medici. Esattamente, la vera emergenza che io segnalo in questo momento è proprio questo. Nonostante la Regione Campania già da 20 giorni abbia emanato una delibera in cui c'è il rinnovo automatico di tutti i precari che abbiamo in azienda, sono veramente tanti e sono quelli che mandano davvero avanti l'ospedale, l'azienda ospedaliera non ha ancora provveduto a rinnovare questi contratti, per cui noi siamo a 20 giorni dalla fine dell'anno con la possibilità e all'ansia dei colleghi e anche del personale di comparto che non vede i propri contratti rinnovati, ma soprattutto con un grosso problema: non si, mai non si rinnovano questi contratti, l'ospedale chiude. E anche in rianimazione c'è una grossa criticità perché molti del personale di supporto alla rianimazione è a tempo indeterminato. Il 14 c'è un'importante riunione, avete fatto la consegna del silenzio fino a quel giorno, sarà un incontro duro con la direzione sanitaria? Sarà un incontro franco, noi speriamo, con la nostra solita sincerità e speriamo anche la sincerità dall'altra parte della direzione. Crediamo molto in questo incontro perché è possibile che da questo incontro, se ci siano delle cose chiare, dette in maniera chiara e soprattutto certificate nei tempi, perché non c'è più possibilità di aspettare altri tempi a quanto ce ne saranno, e lo stato di agitazione potrebbe anche essere sospeso. Quindi per noi è una data cruciale che potrebbe, se andate in senso positivo, permettere una nuova stagione di rapporti tra sindacato e una direzione che possono essere migliori. Per cui noi fino al 14 sospendiamo il giudizio e attendiamo di avere le notizie della controparte.